Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno, eccoci qua in un'altra entusiasmante puntata di Te la do io alla malese. In questa puntata tratteremo dove mangiare a Kuala Lumpur. In questo momento mi trovo in un posto di strada, un posto molto esotico. Vi do giusto una panoramica, prendo la camera, eccoci qua. Questi sono i personaggi tipici che si incontrano per la Malesia e il nostro giro, il nostro tour continua. Allora, per quanto riguarda il mangiare in Malesia, occorre sapere alcune cose. È molto, Kuala Lumpur è molto più cara rispetto alla Cina, giusto per fare un paragone con un posto che credo ormai di conoscere benissimo, con Shanghai. Quello che è la cucina etica, per quanto riguarda la cucina del posto, ovvero i posti alla buona dove si trova la cucina tradizionale, a Kuala Lumpur ad andare a mangiare in un postaccio di strada, praticamente quasi ovunque il prezzo tipico è intorno ai 3-4 euro, quello è quello che spendete ad andare a mangiare in una topaia con i sorci grossi così che escono da sotto il tavolo, che vi saltano addosso da sotto il tavolo. L'equivalente in Cina senza i sorci, perché a Shanghai comunque il cagaio che c'è qui, vi faccio il cagaio di questi posti, non attraverso velocemente la strada, non lo troverete. A Shanghai è molto più, cioè stando nel loro cagaio è molto più pulita, spendete mezzo euro, per cui la proporzione è quello che qui a Kuala Lumpur può essere un pasto tipico, va dalle 3 alle 4 euro, a Shanghai va circa mezzo euro, mentre invece a mangiare in un ristorante di una catena internazionale con un buon livello di qualità, qui a Kuala Lumpur si parla all'incirca di una spesa di 10 euro, mentre a Shanghai, ricordo benissimo, la spesa era di 2 euro e mezzo, per esempio andare a mangiare al Saizeria, catena giapponese dove c'è cucina italiana, mangi con 2,50 euro, mangi pasta con i frutti di mare, la carne e c'è anche dentro anche il bere, anche compreso, perché fai un pasto con quella cifra lì, fai un pasto completo in un locale. Anzi, devo dire che sono tutti locali, questi Saizeria qui erano tutti locali in location molto belle, di hotel prestigiosi, all'interno arredati benissimo. Qui a Kuala Lumpur queste cose probabilmente ci sono, ma sono ancora di un livello, di una fascia di prezzo ancora molto più alta. Non siamo sicuramente al di fuori delle 10 euro. Vi mostro i posti caserecci. Adesso, giusto per, ecco, qui ce n'è uno. Io qua c'ho, a dire la verità, c'ho anche mangiato, perché di notte se sei preso dai morsi della fame in qualche modo ti devi arrangiare, di notte è più facile trovare aperto i posti, quelli con la cucina autoctona, anziché quelli di livello più elevato. In strada qualcosa da mangiare trovi sempre, attraverso, ora che non sono macchine, attraverso la strada vi mostro come sono le condizioni igieniche. Entro nelle cucine, questa è la topaia, andiamo qui a vedere, ecco qua, vedete lì. Così. Qui è pieno la spazzatura, tutto così, pieno di topi che schizzano fuori. Queste qui sono le cucine, come potete vedere tutto modernissimo. Qua c'è il reparto, non so che cazzo sia, che, scusatemi, mi è scappato, non volevo dire una volgarità. Sono, per così dire, allibito. Sono allibito proprio delle condizioni. Ecco, comunque sia, mangiare in una topaia tipo questa, mangiare in una topaia tipo questa, 3-4 euro vi partono comunque. Ecco, io chiaramente, io sono uno che è abituato a viaggiare nei cagai, cioè io proprio andando nel cagaio mi sento espletare bene la mia funzione di personaggio che vuole andare a fondo nelle cose. Io entro nel cagaio e ci metto anche le mani in pasta, e girando per la città comunque sia ho trovato dei posti molto convenienti e con condizioni igieniche simili europee, accettabilissime. Quindi seguite
gli altri miei video, negli altri miei video io vi mostrerò molto da vicino quelli che sono i posti, vi darò qualche suggerimento su dove andare a mangiare a Kuala Lumpur e evitare lo schifo, cercare proprio di evitare i posti con i topi morti che vengono su da sotto il tavolo, ecco. Ok ragazzi, ci sentiamo alla prossima, continuate a seguire il mio programma di Te la do io la Malesia, ci salutiamo. Ok ragazzi, seguitemi.